A Napoli per partecipare su invito di Don Tonino Palmese a un convegno della Caritas, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao ha risposto alle domande dei giornalisti sul polverone politico sollevato dall'inchiesta del quotidiano web Fanpage, che ha messo in luce le irregolarità nella gestione dello smaltimento dei rifiuti e delle bonifiche in Campania. Una videoinchiesta che ha prodotto le dimissioni del consigliere delegato del presidente di SMA, la società della regione Campania che si occupa di risanamento ambientale, e dell'assessore al bilancio del comune di Salerno, Roberto De Luca, figlio del presidente della regione. Il procuratore De Rao aveva definito il lavoro giornalistico di Fanpage attività fraudolenta, criticando la scelta di servirsi di un agente provocatore, il camorrista Nunzio Perrella, per realizzare l'inchiesta. È impensabile che indagini di questo tipo non vengano anche sviluppate dallo Stato, e per questo quando sono stato invitato a esprimermi ho affermato che inchieste di questo tipo finiscono poi per avere delle ricadute negative su quelle che invece sono le acquisizioni che devono portare alle condanne. L'inchiesta di Fanpage probabilmente fra 2-3 anni nessuno più la ricorderà, mentre l'intervento giudiziario con una condanna a 10, 12, 15 anni reclusione la ricorderanno tutti, e tutti capiranno che non bisogna percorrere quella strada. Quindi secondo lei il metodo usato da Fanpage, se dovesse essere mutuato in futuro da altre realtà, è rischioso? Guardi, innanzitutto il metodo agente provocatore, che è fondamentale. Agente provocatore è colui che interviene creando una situazione di illegalità. Ecco, questo non è consentito al nostro ordinamento. Ma siamo anche sotto elezioni e De Rao ha parlato dell'alta attenzione sui rischi legati alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel voto del 4 marzo. Una volta si facevano, e tuttora, perquisizioni finalizzate a capire se vi sono già modelli di schede che dimostrano che il voto si concentrerà nei confronti di alcuni soggetti sostenuti dalla Camorra o dalle altre mafie. Ebbene, queste sono tutte forme di controllo preventivo che dovrebbero in qualche modo spingere ad un voto libero.